Innanzitutto vi ringrazio che siete sempre così presenti e devo dire che questo è un enormemente piacere perché vuol dire che c'è interesse. Quando c'è interesse è sempre positivo, molto positivo. Oggi, già la scorsa settimana dovevamo fare una conferenza perché volevo annunciare un attimino che la società si sta riprogrammando. Perché oggi con questo modo di fare comunicazione per telefono si dicono tante cose e il 70% non sono, penso che siano sbagliate. Quindi la scorsa settimana volevamo fare questa conferenza per presentare un po' l'organigramma nuovo della società e quindi Gianluca Scacchioli, direttore generale, e Daniello Giuseppe, amministratore delegato. Quindi questo era quello che io volevo fare oggi perché si era ripartiti, perché finalmente dopo giorni e giorni di casini, di questioni prettamente legati a questa diatriba che c'è tra la Lega e il CONI e che oggi ne paghiamo noi in prima persona e tante altre società, però noi in prima persona perché qui quest'anno era successa una cosa imprevedibile, eravamo arrivati ad avere la Serie B, quindi c'è ancora molto molto interesse rispetto a tanti altri, in tante altre società. Mi diceva prima Daniello, dice: in Serie B non ho visto mai questo entusiasmo, questa voglia di sapere, questa voglia di essere qui tutti presenti e quindi veramente Teramo è una piazza importantissima. Poi il signor Daniello si presenterà, oppure se lo vuoi fare prima, Giuseppe, lo puoi fare così io poi finisco, dico quello che devo dire e quindi ti passo la parola. Perché noi avevamo strutturato una società prettamente un po' moderna, perché a me piacciono fare le cose che non fanno gli altri. Purtroppo forse questo mio modo di essere molte volte può essere visto in un certo modo o visto in altri modi. Io sono sempre per creare qualcosa di nuovo, di innovazione, di più snello, di più moderno, non troppi passaggi, bensì una società che delibera e che faccia in modo veloce, come dovrebbe essere lo Stato, perché lo Stato non è così, perché è ingiambato in tutti i sensi. Quindi Scacchioni alla mia destra è il nostro direttore generale, con una delega un po' più sportiva, e Daniello Giuseppe, il nostro amministratore delegato, con una delega più legata alla questione prettamente di ufficio, quindi tutto quello che va fatto all'interno di un ufficio sportivo. Tutto quello che ha fatto, tutto quello che è di legalità di questo signore, ve lo dirà lui, perché molte volte si scrivono cose perché non si sanno, quindi è giusto che oggi la sua presentazione la faccia lui. Gli dico grazie di aver accettato Teramo, perché è una società importante, una società seria. Voglio vicino a me giovani, quarantenni, perché il più vecchio dovrà essere io. Quindi la parola a te, Giuseppe, per quello che devi dire. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio per l'accoglienza, ho avuto modo di conoscere innanzitutto la città già nei mesi passati, perché ho, come qualcuno di voi pensava, mio fratello che già lavora con il presidente, ho avuto modo di lavorare con il Teramo Calcio,
e dopo, insomma, appunto sta proseguendo la sua attività con le aziende del presidente. Quindi ho avuto modo di apprezzare innanzitutto la città, la bellezza della città e anche, ecco, l'attaccamento di tutti i tifosi al club. Dicevo prima al presidente, come l'ha rimarcato lui, è la prima volta che vedo insomma, una categoria che purtroppo, diciamo, di Lega Pro attualmente, e speriamo sia una categoria superiore fra pochi mesi e nella prossima stagione sportiva. Quindi è la prima volta che vedo un attaccamento così forte insomma, al club. Un club che, insomma, la storia parla da sé, glorioso, però ci tenevo, insomma, a ringraziare innanzitutto il presidente perché ho scelto Teramo perché, insomma, mi sono legato, principalmente alle persone. Ho conosciuto il presidente e tutto il suo entourage nei mesi passati e quindi per me, questo, ecco, ormai sono 15 anni che svolgo in società di calcio professionistico questo lavoro e ho imparato più a legarmi alle persone, ai progetti che al blasone o insomma, ai colori sociali della squadra. Il Presidente prima accennava al discorso di legalità, io non voglio essere un po' ecco, il salvatore della patria né insegnare niente a nessuno da un punto di vista etico, però ci tenevo insomma, a precisarlo perché in queste settimane in cui sono approdato qui a Teramo era uscita un po' la notizia di Varese, perché sapete, provengo da Varese dove l'anno scorso siamo incappati anche noi in negativo con il discorso calcio scommesse per quanto riguarda il filone calcio Catania. Ci tenevo a precisare che lì, insomma, siamo stati una società, insomma, non dico modello, però la prima società, presumo in Italia, ad autodenunciarci. Noi avevamo un accordo con la Federbet, una società belga che monitorava e fa attualmente questo lavoro, tutto il flusso di calcio scommesse a livello nazionale, internazionale e mondiale, direi. E in quella fase lì, appunto, al termine di ogni partita, la Federbet mi segnalava l'andamento di tutte le scommesse, o meglio, l'andamento della partita del Varese. E in quella settimana lì, che era la settimana praticamente di Pasqua col Catania, il giovedì santo, dovevamo giocare col Catania. Il lunedì la Federbet mi aveva segnalato appunto che c'era stato un flusso anomalo di scommesse su quella partita. Quindi noi abbiamo non fatto altro che attivare il protocollo di sicurezza che prevedeva appunto la segnalazione alla Procura federale, cosa che abbiamo fatto, e parlare appunto col gruppo di calciatori nostri all'interno dello spogliatoio. Quindi è stata fatta una autodenuncia, una segnalazione, e che ha dato poi seguito a interrogatori da parte della Procura, e poi a distanze di qualche mese è venuto fuori appunto tutto quel, insomma, caos che conosciamo. Comunque questa è la breve parentesi che volevo, insomma, appunto precisare. Rinnovo i ringraziamenti allo staff del Teramo Calcio, in primis al presidente, e rimarco un'ultima ecco, un'ultima cosa che ha accennato anche il presidente. Io e Gianluca, poi dopo lui avrà modo anche di rimarcarlo, saremo un'unica persona. Quindi io avrò una deformazione più, ecco, tra virgolette gestionale, Gianluca avrà una collocazione più sportiva. Questo non vuol dire che non cammineremo, anzi, cammineremo sempre a braccetto. Ogni decisione, sia da un punto di vista gestionale che da un punto di vista sportivo, sarà condivisa da noi e rapportata, insomma, allo staff presidenziale. Quindi ci tenevo a precisare questo proprio per il rapporto che ho. Intanto di stima nei confronti di Gianluca, che mi ha accolto già dal primo giorno in cui sono venuto qui in maniera esemplare, mi ha messo a mio agio e insomma speriamo che questo sia il viatico di un cammino professionale importante sia per noi che principalmente per il club. Grazie a tutti. Grazie Giuseppe, e quindi diciamo che in questa settimana sono successe, anzi, venerdì sera è successo un altro problema che ci ha sicuramente non fatto male, ma che se non c'era si continuava a lavorare con massima determinazione, massima serietà, per come noi aspettavamo da 3 mesi, 2 mesi e mezzo, poter ripartire con determinazione. Io vorrei iniziare da 7 anni e mezzo fa. Era un'estate, il Teramo
il Teramo non aveva più la squadra e quindi io, pazzo come sono, non ho voluto ascoltare nessuno della mia famiglia, e quando parlo della mia famiglia parlo anche di Ercole, che per me è un fratello minore, quindi nelle famiglie dove, come si usa nei paesi come Canzano, ma penso anche a Teramo, il fratello maggiore molte volte è colui che prende più le decisioni, ma non perché quello minore non comanda, ma che forse quando si parla e si deve dire sì o no, forse la sua parola viene ascoltata di più. Quindi questo dovrebbe pizzicare a qualcuno. Oggi, riguardando queste immagini di quella prima mia intervista, dentro di me dico: ma come ho fatto? Perché? Perché noi siamo gente che veniamo dal lavoro, gente che veniamo dall'onestà, gente che veniamo dai sacrifici, gente che ha spartito con i suoi dipendenti giorno e notte, momenti belli, momenti meno belli, ma insieme si è poi costruito quello che abbiamo costruito fino adesso, una bellissima azienda dove ci lavorano 150 famiglie e dove tutti, credo tutti, siano felici di lavorare insieme a noi. Quindi questo è quello che noi eravamo. A me purtroppo in quel periodo mi venne la pazza e bella idea di prendere sto Teramo. Quindi io non sapevo che cos'era la televisione, che cos'era una telecamera, e rivedendomi mi sono visto come un pulcino spaesato. Quello che dicevo lo dicevo, ma forse era la paura che mi faceva dire determinate cose. Vedevo intorno a me tutte persone sconosciute, persone che non conoscevo, ne conoscevo pochi, alcuni, quindi non sapevo che strada dover prendere. Però in quella prima mia conferenza ho fatto le promesse. Perché ho fatto le promesse? Perché io e questo Signore ci conosciamo, perché quello che facciamo, una volta che noi lo diciamo, lo facciamo, e lo facciamo col cuore, lo facciamo con l'onestà, lo facciamo con la correttezza. La correttezza è una di quelle cose che per me e per Lui sono troppo importanti. Lo siamo sempre stati e lo continueremo ad essere, nel calcio e fuori dal calcio, perché non è che nel calcio si perdono determinate cose, si rimangono sempre quelle cose. Quindi oggi rivedendomi come mi comportavo, rivedendomi che emozioni avevo nel parlare, quando dissi quelle promesse, sicuramente tanti di quelli dentro di loro avranno detto: ma sto scemo, che cazzo sta a te? Perché è la verità, perché io dicevo torneremo in Serie C e non mi rendevo neppure conto che significasse la Serie C, perché noi dei campionati ne abbiamo vinti parecchi, 7 ne abbiamo vinto nei dilettanti, però tra i dilettanti quello che poi succede dopo, anche mediaticamente, è più difficile oggi gestire certe situazioni, spiegare certe situazioni, molto più difficile. Quindi lì ho avuto la forza di dire determinate cose. Però siccome poi noi ci conoscevamo, quelle cose che ho detto sono state fatte prima che dovevano succedere. E questo dobbiamo essere grati a dire bravi, molto bravi. Quindi tutta quella gente che ci ha adorato, che ci adora, voi, tanti come voi che oggi non sono qui ma che ci vogliono bene, che mi scrivono tutti i giorni. Io questa mattina ho ricevuto oltre 70 messaggi bellissimi dalle persone che
come noi vogliamo bene al Teramo. Dal dire alla sera alla mattina, presidente, vattene, avete creato delle problematiche, tutto il resto questo non lo accetto, lo posso accettare da uno solo il Signore, tutto il resto per me è una cosa che non accetterò mai, perché la nostra onestà è profonda, la nostra correttezza è profonda, non ho mai detto a nessuno vai a comperare, mai, e non lo farò mai. Purtroppo ho chiuso una parentesi, abbiamo messo una chiave e di quello non parleremo mai più, ma c'è un futuro, c'è un futuro, e questo futuro ce lo di nuovo vuole scardinare le varie problematiche, perché noi abbiamo avuto una scarogna grossa di capitare in un momento storico dove tra il CONI e la FIGC ci sono grosse problematiche, e anche questa è una guerra di potere. Perché? Perché noi potevamo farla la richiesta di poter restare in Serie B o altro, non lo abbiamo fatto per non creare ancora più problemi che c'erano non richiedendo quella cosa, perché oggi si creeranno più problemi di quello che si doveva fare non dicendo quelle cose. Noi tuttavia abbiamo fatto ricorso, verrà presentato, già è stato presentato oggi, e quindi in quel ricorso richiederemo la Serie B e cercheremo anche noi di bloccare quella situazione. Ma alla fine io credo che non succederà niente, alla fine credo che tutto rimarrà come adesso, quindi esclusivamente come adesso. Se non c'era quella problematica che è venuta a farsi sentire sabato, venerdì a sera, sicuramente oggi noi stiamo parlando di acquisti, stiamo parlando di sponsorizzazioni, stiamo parlando di 4 mesi senza aver fatto niente, e in questi 4 mesi senza aver fatto niente sicuramente questa società avrebbe veramente potuto fare tantissimo, veramente tanto. Quindi, dopodiché, dopo che verrà fatto il ricorso nella giornata di oggi, noi dobbiamo attendere il 23 per poter avere definitivamente il risultato che il CONI deciderà. Quindi sicuramente, come ho detto e come non si può fare altrimenti, perché ci sono state fatte delle partite già fatte, già giocate in mezzo al campo, e quindi sicuramente quella situazione è molto ma molto remota, come noi possiamo benissimo pensare più positivo. Può esserci pure la B, come in minimissima parte ci potrebbe essere anche la D, ma molte volte si chiacchiera veramente troppo. Sento parlare spesso delle carenze economiche, che non arrivano le punte perché non ci sono i soldi. Molto falso e molto dispiaciuto, perché questa città dovreste essere orgogliosissimi del nostro operato. Perché? Perché da quando abbiamo iniziato questa storia siamo stati sempre i primi a depositare soldi e fiduzioni per poter iscrivere la squadra al campionato. Non abbiamo avuto mai un punto di penalizzazione quando tante persone brave in città hanno più volte detto adesso li penalizzeranno. Non è successo mai, non pagano gli stipendi, se noi non paghiamo gli stipendi veniamo penalizzati. Queste sono cattiverie che voi dovete combattere, non perché c'è Luciano Campitelli, perché c'è adesso ma non so se ci sarà domani, ma per chi verrà, perché chi verrà e non sarà uno tosto come me andrà via subito e lascerà un sacco di debiti. Io se andrò via non lascerò un centesimo di debiti, un centesimo di debiti, ok?
Vi voglio dire l'ultima, sabato mattina, perché oggi dobbiamo dirci la verità. Io avevo appuntamento con tre procuratori di tre punte che molti di voi sapevano anche i nomi e cognomi. Poi però nasce altre problematiche in questa città che deve crescere tanto. Lo sapete qual è l'altra problematica? Che sabato mattina leggo i giornali delle testate, non che fanno il proprio dovere per la propria città. L'Ascoli è in Serie B per il resto del Carlino, ricordatevelo, per il resto del Carlino, non per altri, ok? Non per altri, imparate, perché non ci sono né prove né niente, ok? Perché è giusto che cominciamo a toglierci qualche sassolino nella correttezza assoluta, perché sono sicuro che domattina uscirà: Campitelli ha sparato contro i giornalisti. No, non sto sparando contro nessuno, però sto dicendo una cosa importante, che se sabato mattina, anziché sulle locandine, perché è bello mettere le locandine, molto bello, però è anche bello metterle in un modo che la propria città, non Luciano Campitelli, che la propria città ne possa trarre vantaggi, non solo svantaggi. La stampa è solo svantaggi per la città di Teramo, se non comincia a ragionare come ragionano le altre società più furbe di noi, molto più furbe di noi. Se noi oggi scriviamo su una testata importante, Teramo in D, Teramo, come dice alla presentazione del nostro ricorso, può fare la B, può fare la C e può fare la D. Questo doveva scrivere quel giornale. I tre grossi attaccanti a Teramo non ci sono venuti per questo motivo, ed è giusto che si assumano le loro responsabilità, perché nessuno dice che il Teramo non può andare in D, ma può andare in B e può andare in C. Perché si scrive solo la D? Per quale motivo? Per quale motivo si degrada la sua città? Fuori. No, fuori, dobbiamo crescere tutti, non fuori, perché non è colpa di nessuno. Io credo che ci deve essere una crescita da parte mia innanzitutto e poi da parte di tutti, ma quando bisogna dare una mano piccola, perché il giornale non doveva venire a mio favore, doveva dire il Teramo può fare la Serie B. Perché può essere pure che ci rimandano in B, io non ci credo. La Serie C, io credo che ci faranno rimanere in C, oppure la Serie D. Questo era giusto scrivere. A questo punto io ho due argomenti su tre per convincere un giocatore importante, due su tre, non, e poi si scrive queste cose. Il discorso punte, per come vogliamo noi la punta, perché noi, se fino adesso abbiamo avuto risultati, li abbiamo avuto perché questa società gli piace comprare punte importanti, punte che fanno gol, non punte per fare come l'anno di Cappellacci, che ne avevamo 10 e su 10 non era buona una. Io preferisco comprare due centrocampisti, due difensori in meno, ma avere due punte forti, e avere due punte forti. Quindi le punte che noi dovremmo andare a comprare in un mercato chiuso, in un mercato finito. Noi abbiamo avuto la grossa fortuna di poter riconvincere tutto quel gruppo, più con altre persone, a fare un gruppo importantissimo con più costi del 30%. Non è che quel costo rispetto all'anno scorso è inferiore, è salito, però abbiamo fatto questo sacrificio per poter far sì che avessimo una squadra importante con un allenatore importantissimo, per poter far sì che noi almeno andiamo a toccare i playoff. Toccando i playoff tutto può risuccedere, quello è il mio obiettivo, ritoccare i playoff, andare ai playoff. Però
dopo l'ultimo problema non legato al Teramo, legato tra CONI e Federazione, non legato al Teramo, perché negli anni passati tutti i ricorsi stracciati. Ma io non è che non voglio rischiare di tornare in B, ma so che ci sono tante altre problematiche che poi tu non puoi fare altro. Quindi questa è la storia per quanto riguarda che le punte non si acquistano perché la società non è in grado di comprare, non si acquistano perché noi oggi siamo in un momento dove se facevamo già dal primo di giugno la campagna acquisti per allestire una squadra di Serie C, noi avevamo 4 punte che tutta la categoria non ha, c'eravamo solo noi. Purtroppo si è chiuso a un certo punto il tutto, al 30 di agosto si è chiuso tutto, gli acquisti non si possono fare più, ci hanno dato a noi una proroga che ci danno 20 giorni per poter definire e finire la squadra. In questi 20 giorni vacci a capitare che qui quest'anno potesse succedere tutte queste problematiche? Purtroppo è così. E non è che noi ci possiamo fare qualcosa, quindi è successo anche questo e anche questo ci ha penalizzato. Però vi voglio dire una cosa importante. Io mi reputo, noi come società ci reputiamo per voi dei genitori, ok? E quindi in una famiglia mai un genitore vuole male ai suoi figli, non può accadere mai, ma mai un figlio vuole male al suo genitore, non può succedere, è una cosa impossibile che possa avvenire. Quindi se poi si mette in discussione il nostro operato perché secondo alcuni e si fanno delle scritte a Canzano, questo per me è molto offensivo, ma tanto offensivo, perché io non verrò mai a scrivere in nessun muro, anche se uno mi ha potuto fare qualsiasi cosa, perché ne va di mezzo la dignità delle persone, ne va di mezzo tutto il bene che questa società ha fatto e che potrebbe forse ancora fare in futuro. Va di mezzo che 5 milioni e 600 mila euro che questa società fino adesso ha cacciato di tasca proprio non sono stati fatti pesare mai a nessuno, mai a nessuno. Io che oggi gestisco questa società posso dire, questa è una piazza che con un imprenditore importante può spendere 1 milione di euro. Uno. Se oggi questa piazza ne spende 3, vuol dire che i signori qui davanti si fanno un mazzo da culo da paura che nessuno di voi vi fareste, nessuno, nessuno di voi fareste, nessuno. Quindi, e noi siamo stati e saremo sempre felici di farlo, perché? Perché noi siamo passionali, perché noi molte volte non sappiamo parlare l'italiano, ma abbiamo un cuore che non lo lasciamo in mano a nessuno, perché rimane nostro per tutta la nostra vita. Il nostro cuore è una cosa che non può avere, pochi ce l'hanno e spero che tanti lo comincino ad avere, perché è importantissimo avere un cuore. Avere il cuore significa amare il prossimo, avere il cuore significa non volere il male degli altri. Io non l'ho mai avuto chi sta meglio di me e non lo vorrò mai, non lo verrò mai. Da adesso in poi la stessa cosa, perché è una cosa che volere il male degli altri per me è bruttissimo. Vi dico di più, l'ultima, noi oggi abbiamo impegnati più di 2 milioni di euro di fiduzioni. Lo sapete che significa la fiduzione? Sono 2 milioni di euro di cui 600 mila euro perché
era della Serie C dell'anno scorso, che ancora non ci ridanno, 800 per la Serie B che dovevamo fare quest'anno, 400 li ho dovuti rifare la scorsa settimana per iscrivere questa squadra, più 50.000 euro, poi campitelli vattene. Ma io gli devo dire a queste persone grazie, grazie, perché se me ne vado mi salvo veramente da questa situazione, veramente da questa situazione che sto portando avanti con grandissima dignità e grandissimo rispetto per tutte le persone che ci amano, ci vogliono bene, ci rispettano e che sono tutti i giorni vicino a noi. Ma queste persone non devono volere bene a me o a Ercolino, devono voler bene al loro Teramo, solo al loro Teramo, perché se un domani passeremo la mano, noi come azienda saremo per sempre il primo sponsor del Teramo, il primo, non il secondo, il primo, e lo faremo con tanto amore, perché lo vogliamo fare, perché oramai noi siamo stregati dal colore bianco-rosso, stregati da quel colore, e noi lo saremo per tutta la nostra vita, tutta la nostra vita, ok? L'altro giorno ho rivisto quel vestito, quello bianco-rosso con la B, ho pensato una cosa che faranno i miei, non la dico perché è una cosa brutta, però sicuramente quella sarà una cosa che verrà con me per tutta la mia vita, ricordatelo, okay? Perché è stata una cosa vinta e lo posso dire tranquillamente, lo posso giurare sulle cose più care che ho in mezzo al campo, perché tanti ancora oggi pensano, scrivono forse qua là, forse il mai, il qua non esiste, persone pulite che hanno fatto questa attività per 7 anni senza nessun interesse, dovete trovarmene uno, se c'è in tutto qui il territorio locale, il territorio oltre la provincia o la regione, che fanno le cose solo esclusivamente per il cuore, e questa è una cosa importante che noi abbiamo. Quindi vi volevo dire che in questo momento sono molto stanco, molto, vi volevo dire che sono stati 7 anni bellissimi, che auguro a tutti, anche se costosissimi, di fare, perché ho vissuto con voi degli anni, dei momenti bellissimi, bellissimi. Però volevo dire una cosa, che se c'è qualcuno che sta un attimino spingendo o cercando di spingere perché questa società vada via, noi non siamo attaccati a questa sedia. Noi faremo di tutto per sempre per il bene del Teramo, fare anche questo passo da domattina, da questa sera, senza nessun tipo di problema, ma proprio di tutto. Però è una cosa che queste persone, se ci sono, devono uscire subito allo scoperto per il bene di questa città. Lo dico proprio con tutto il mio cuore, perché se non sarà così e poi ci sarà confusione in futuro, si rischia tanto, si rischia di non finire il campionato, perché se io non ho il giusto entusiasmo, poi non ho nessun interesse se il Teramo prende punti di penalizzazione, io ci posso rimettere la fiduzione, 400.000 euro, ma tutto il resto non ho nessun interesse. Quindi se c'è, ripeto, dietro a questi movimenti poco corretti, poco sensibili al Teramo Calcio, lo ripeto, può telefonarmi in qualsiasi momento, 10 minuti e si sistema tutto, e per quanto vogliamo bene al Teramo gli saremo anche il primo sponsor, quindi con tutto il cuore, senza nessun problema. Altrimenti, per poter sì che io resti insieme a mio cugino, voglio che qui
dalla curva alla tribuna ai distinti, siano tutti uniti per far sì che il Teramo, tutti insieme, si ridia entusiasmo alla proprietà, si ridia entusiasmo alla proprietà, perché se la proprietà non trova 3 milioni è defolte, e per trovare 3 milioni la società deve avere un entusiasmo che solo voi lo potete dare, solo voi lo dovete dare, perché noi ci abbiamo già messo tanto e troppo di noi, tanto e troppo di noi, perché se io dentro di me avessi compiuto un atto di andare ad acquistare, che poi ragazzi non si è acquistato niente, perché qui non si è trovato chi ha comprato e non si è trovato chi ha venduto, quindi tutte chiacchiere, solo esclusivamente chiacchiere. Se io non ho quell'entusiasmo, quella voglia, quella determinazione, quella carica che avevo 7 anni fa, nella mia innocenza totale, però avevo quello che era una cosa importante, e oggi in un momento particolare, in questo, come in questo momento, ho bisogno di voi, perché tra padre e figlio e figlio e genitori tutti possono discutere, ma poi fanno pace e si cementano l'uno con l'altro. Queste sono le condizioni per cui io posso rimanere ancora, fin quando lo volete voi, ad essere o a fare il presidente del Teramo, e questo è una cosa che devo e voglio sapere prima del 23, oppure il giorno dopo del 23. Perché? Perché se dobbiamo ripartire dalla promozione, io ci sono, non scappo, altrimenti purtroppo non posso lavorare, siccome lavorerei molto male, molto male, molto male, quindi siccome ripartirei molto male, senza entusiasmo, che è il perno portante di un tipo di attività, perché questa è un'attività a tutti gli effetti, voglio che tutti quanti, non che gli ultra qui non ci sono, se noi oggi vogliamo ripartire e dobbiamo ripartire.